Ciao ragazzacci, io sono Mito125 e siamo qui su Cluster Track. Peraltro avevo detto cluster un'altra cosa, track, fare cioè rima con track. Va bene. Ho giocato questo gioco, ho fatto i primi tre livelli, ma non me ne ricordo neanche più come sono i comandi, quindi io direi di ricominciare, così mi rispiega tutti i comandi. Ok, in pratica questo gioco secondo me l'avete visto da miliardi di parti, cioè è inutile che ve lo dico. Ok, questo è il primo livello, ovviamente è più semplice. Scusatemi, ma voi non potete andare più forte? Primo livello fatto così. Ok, next level. Sì, next level. Vediamo un po'. Non sono neanche molto bravo. Cioè, qualcuno ci ha messo 0 secondi. Come fai a metterci 0 secondi? È impossibile. 0 secondi non gli dà neanche la possibilità di iniziare il gioco. Va bene. Ok, sono già morto. Com'è possibile che sono già morto? Questi sono i primi livelli, dovrebbero essere più semplici. Ok, io non so perché non faccio il salto da 2, visto che lo posso fare. Cari. Cari, no, evitate di ribaltarvi fra di voi. Comunque io tengo premuto sempre shift per andare più forte. Però poi neanche lo uso. Guarda come si incasinano loro. Scusatemi, cari. Mi fai vincere? Mi ha fatto vincere. Next level, subito così. Ok, io peraltro alzo le mani dalla tastiera. Non è una mossa intelligente. Guarda questo, guarda questo. Porca miseria, c'ero arrivato, c'era. Che poi il bello di questo gioco è che dovete riuscire a fare tipo come Matrix. Ce l'avevo quasi fatta, ce l'avevo. Perché tengo sempre e provo sempre a fare il doppio salto? Ok, quando loro sono. Prendilo, prendilo, prendilo. Ok, non lo riesco a prendere. Non lo riesco a prendere, non si può dire, però. Sapete che faccio? Io mo non premo più shift perché si sono spostati mentre io arrivavo. Cioè. Perdonami gioco, ma mi vuoi fare arrabbiare, vero? Penso che questo livello l'avevo già fatto, poi non ho capito perché non lo sto rifacendo per imparare i tasti, ma. E chi se li ricorda i tasti? Neanche me li ha detti lui. Grandissimo, grandissimo, grandissimo. Peraltro quando gioco faccio così per avvicinarmi. Peraltro guardavo se ero sparito dalla videocamera. Ma va bene. 0 secondi, è impossibile giocare con 0 secondi. Cioè, cosa fai? Non è possibile 0 secondi. Non è fisicamente possibile. Ok, questo. Usiamo i camioncini qua come se fossimo su Matrix. Bellissimo. Ok, partiamo. Vediamo se riusciamo. Mannaggia a me, mannaggia. Mannaggia. Mi piace questo gioco perché è frenetico, ti fa esaurire un po' come. Non so chi di voi mi seguiva già quando c'era Super Meat Boy, quando facevo Super Meat Boy che scleravo da pazzi. Peraltro non l'ho finito quel gioco perché. Ah, non posso sbattere contro le pietre. Beh, ovviamente, come nella realtà. Sì, però nella realtà non riesco a tagliare sui camion. Perché loro rallentano, non mantengono. Col controllo che si fa? Niente, col controllo non si fa niente. Ok. Neanche con lo shift, credo, a sto punto. No, con lo shift sì, ti fa fare un salto assurdo. Scusatemi, la potete smettere? Ah, io quasi quasi potrei rimanere anche da loro. Potete anche evitare di girare così all'improvviso? E andare dritti? No, alla fine no. Sapete che faccio? Aumento un po' i DPI del mio mouse. Per avere più controllo, sono morto subito dopo. Il mio mouse c'era, ho fatto anche l'unboxing. Mannaggia lui, mannaggia. Ha due pulsantini sulla carcassa, sull'esterno, con cui potete variare il DPI direttamente in gioco. Così ho il mouse un po' più veloce. Più veloce, non so perché l'ho detto in quel modo, peraltro. Perché mi fai gridare questo gioco? Non voglio urlare. Oggi voglio essere una personcina calma, voglio essere. Tu, vieni qua. Scusi, guarda quel camion lì parcheggiato. Mamma mia. Facciamo un po' di zen. Facciamo un po' di pratica zen, perché qui sennò. A finire che finisce male. Perché dovrei evitare di premere lo shift. Perché lo shift mi fa solo andare in confusione. Niente. Meglio premere lo shift, va? Così li salto tre alla volta. Quello! Ho detto. Non so perché ho detto quello. Come se potevo indicare al player di prendere il camion giusto. Invece ho sbagliato a prendere il camion. Cosa sta succedendo lì? Perché c'è. Un camion che va tutto storto. Ci abbiamo. No, 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 dai, non ci voglio credere che per metterci di meno ho sbagliato così. Ok, tutti quanti li devo saltare, tutti doppi. No, non so cosa sto succedendo. Li sto saltando non so come. No, porca. Ma guardate, qui è veramente difficile. Cioè, perdonatemi, ma quante volte l'ho fatto? Cioè, sto impazzendo, sto. Ok. Camioncino, camioncino. Saltiamoli uno alla volta che. Perché ha sbattuto contro il container del camioncino? Non potevi non sbattere.
quello poi sbanda. Cosa ti sbandi? Cioè, chi sei? Ecco il gol, ecco il gol, ecco il gol. Ce l'ho fatto dopo 30, forse 25.000 ripetizioni. Ho detto 30 prima, ho detto 30, 25.000. Come se si potesse dire 30, 25.000. Bello che mi piace questi qua che ce l'ha fatto 0. 4 secondi è impossibile pure. Cioè, come fai a 4 secondi a fare questo livello? Era impossibile quel livello in 4 secondi. Qua che su... Porca miseria. Si è ribaltato il camion. C'è stato un piccoli problemi qua. Piccoli logi... mamma mia, sono arrivato alla fine e non so neanche io come. 14.000. Peraltro poi a 15.000 possiamo andare a sbloccare il primo boost, la prima abilità, si chiama abilità. Ok, non sto premendo più shift perché non mi ricordo se si doveva premere shift. Eh sì, ciao, bello. E come faccio a passare? Ah, devo sbrigarmi allora. Facciamole a 3 a 3 i salti. Guarda lì, che salto che ho fatto. Ho fatto un salto assurdo. A volte prendi la fisica del gioco e la puoi sminchiare in modo assoluto proprio. Lo vedi qua quanto... Non ho capito perché ho girato il mouse. Perché non tengo il mouse giusto? Ho sbagliato. Perché se tu non ti fermi mai, prendi il tipo della velocità, prendi. L'importante è non fermarsi mai, perché se ti fermi, tipo il primo salto è più corto del... È più lungo, è più corto, non saprei neanche io cosa dirvi. Il primo salto è il primo salto, però tutti gli altri poi cambiano di intensità. Mi devo sbrigare perché lì c'è quella cosa che crolla e mi dà solo del problema. Dai, non mi chiedete dove sto andando. Ho fregato il gioco in una maniera incredibile. Cioè, correvo sui muri, correvo. Oh, you can now afford your first ability. Andiamo sullo shop, certo che andiamo sullo shop. Posso scegliere questa, perché gli altri costano questa o questa. Ah, oh, solo questa. Qui c'è un time slow. Questo potrebbe essere veramente utile, perché comunque rallento, riesco a cadere proprio nel punto che voglio. Vai con questo. Back. Mi fai solo capire una cosa. Come sono i controlli che non mi ricordo più? Shift, sprint, abilità 1, abilità 2. Ok. Va bene, se lo dici tu, lo dici tu, insomma. Ah, si può giocare anche col coso, non lo sapevo neanche, si poteva giocare con il... Io gioco sempre mouse, tastiera, insomma. Facciamocene un altro, mi sta emozionando. Dove siamo arrivati? 8? No, 10, penso che... Ah no, 8, ok. Gioca alla 8. Ok. Devo premere il tasto destro. Ok, no, non mi serve... Non mi serve a niente, però sì, un po' mi serve. Guarda questi che guidano a contromano. Cioè, ero quasi arrivato però. Quelli là andavano contromano, andavano. E loro non gli dicono niente. Non potrebbero giocare loro. Qua su questo via. Mamma mia, com'è bella l'abilità speciale. L'abilità speciale è una delle più belle. Quindi tasto destro, ok, ho capito. Tasto destro. Ci sta. Guarda lì che si stringe tutto, si stringe. No, comunque questa abilità è bellissima, perché con questa abilità tu riesci a rallentare un attimo il tempo e vai a capire meglio dove devi andare. Ok? No, perché si sono aperti? Perché si sono aperti quando non si dovevano aprire? Chi gliel'ha ordinato? Ok, cerchiamo di saltare. Guarda questo, guarda. No, salta. Mi sono scordato di premere spazio. Però si può fare, Più o meno si può fare. Anche così senza abilità si poteva fare questo. Vediamo un po'. Spazio. Mannaggia. Forse era meglio quella lì che mi faceva fare il secondo jump in caduta. Quando toccavi il suolo potevi fare il secondo jump. Forse era meglio quella come abilità. Adesso che ci penso, Però basta solo andare forte, vedete qua. Salta. E perché non è salito? Cioè, di certe volte sale, perché non sale poi? Qui quanti. No, cavolo, ce la stavo facendo però. Ero quasi lì, ero. Prendi questo, anche se quello lo vedevo un po' instabile. Ok, per certe volte non mi salta bene. Forse si stanca? Sapete che non so se si stanca. Ah, perché qua è questo coso che mi stressa la vita. Prendi quello, ok. No, devo aspettare di più perché lì non ci arrivo. Ok, ho capito come sale però bene. Mamma mia, guarda qui che salto che ho fatto adesso. Cioè, a volte faccio dei salti chilometrici, a volte ne faccio alcuni che non riesco neanche a fare 20 metri. Ok. Va bene così, guarda. Non morire adesso, ti prego. Livello completato, eh. Non è che ho sbattuto la testa lì. No.
Sì, ciao belli, ciao amore mio, ciao amore. Ok, non cantiamo, non cantiamo perché sennò faccio sempre il casino. E qua come fai a passare? Eh sì, non ci sono camion, non ci sono. Tutti si sono ammazzati. Ok, a volte sbaglio la partenza. Già, quando sbagli in partenza non ci puoi fare niente, non ci puoi fare. Eh no, si è spiaccicato anche male. Peraltro quando si spiaccica sento il rumore dello... che si è spiaccicato. Non è che mi fai passare qua in qualche modo, eh. Riusciamo ad andare? Devo prendere quello, devo prendere, guarda. Bellissima, l'abilità più bella del mondo. Non bellissimo il livello, ma ce l'ho fatta. Next level, mo? Ah, c'è la foresta. Ah, ci sono diversi livelli allora. Posso giocarli già tutti? Ah no, devo fare per forza, devo farli tutti, devo andare avanti con tutti. Perfetto. Ah, è cambiata l'ambientazione. Bello, che tutto tutta quella cosa lì che non c'era niente, che cos'è? Tutto deserto. Morte, mi ricorda. Ma perché non riesco a fare anche la partenza? Ma com'è che va più veloce? Ma mi perdoni, ma lei si è drogato nel secondo mondo? Ah, ok, quello lo devo saltare o ci devo passare di sotto? No, devo saltarlo probabilmente. Mi perdoni, ma non riesco a saltarlo. Devo saltarlo bene, devo saltarlo. Ok, cerchiamo di andare così. Cerchiamo. Ah, devo passarci sotto allora. Perché sopra vedo che non ci posso passare in nessun modo, ci passo sotto. Ok, non mi chiedete come ho fatto a passare quella cosa, però. No, cazzo, no, però così, no, così, ti prego, no, così. Non mi fare arrabbiare adesso 2 minuti. Però ce l'ho passato sotto, scusa. Vedi qua, certe volte mi fa fare dei salti assurdi. Ok, non mi chiedete come ho fatto a fare quel salto. A volte i salti sono un po' drogati. No, aspetta che qui non ci arrivo. Ma mannaggia a me, mannaggia. Alla mia mira del cavolo. No, lo vedi, certe volte mi fa fare dei salti assurdi. Soprattutto se li prendi così in cima. Niente, non riuscirò mai a farlo a sto livello. Perché guarda, certe volte i salti sono di una comodità unica, certe volte invece ti fanno solo esaurire. Ok, non mi chiedete come ho fatto a saltare, tanto non lo saprei mai. No, vai di là, perdonami. No, però così, ho usato anche l'abilità, ho usato. Peraltro, sono tutta la tastiera sudata. Voi lo potete immaginare, che schifo. Sto sudando con questo gioco. Questo gioco mi fa esaurire come Super Meat Boy. Ok, ah, devo prendere la rincorsa. Ovviamente dovrei anche riuscire a evitare di morire. Ma perché non riesco ad atterrare più? Ok, non mi chiedete cosa è successo. Come sia possibile. Guarda questi. Scusatemi, ma voi siete abbastanza esauriti, siete. Vai, 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 vai. Eh sì, ciao. E come lo prendo quello? Non c'ho neanche l'abilità per andare. Come lo facevo a prendere? Devo correre più forte allora. Ok, devo andare più forte, devo andare. Ma non ce la farò mai a fare questo, eh. Ok, così. Mamma mia, che sto facendo? Ok, questi quattro qui mi sembrano. Perché ho lasciato spazio? Perché? Poi me lo devi far capire. Ah, perché quando premo sprint salta di meno. N non chiedetemi neanche come ho fatto a fare questo. Però in qualche modo l'ho fatto. Infatti sono morto. È difficilissimo, sembra facile, sembra. Ma non ci riesco mica a farlo. Va bene, basta, mi sono esaurito. Mi sono esaurito, ci vediamo alla prossima puntata sempre qui su Class F Track. Ciao!